Oggi ricorre la giornata della memoria per ricordare l'olocausto degli ebrei consumato dai nazisti nel secolo scorso, medaglie d'onore per 3 internati a Campobasso. Prende via la raccolta firme per sottoscrivere una legge che ha l'obiettivo di riaffermare il nuovo statuto dei lavoratori, incontro alla CGIL regionale stamane. Per il sindacato ANIEF sono ancora molti punti da chiarire nella legge 107, quella definita della buona scuola. Intanto il precariato del corpo docente è stato solo ridotto. Non basta ridurre i reparti ospedalieri e gli specialisti per contenere le spese nel campo della sanità pubblica. La mannaia colpisce anche i medici. Buon pomeriggio, gentili telespettatori. Celebrazione del giorno della memoria al Palazzo del Governo di Campobasso questa mattina. Alla presenza delle autorità civili e militari, la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica a 3 molisani internati nei lager nazisti. Michelangelo Ferretti di Monte Roduni, Nicola Scarano di Trivento, Giuseppe Zingaro, Santa Croce di Magliano. Questi i nomi delle persone, tutte decedute, che sono state internate nei lager nazisti ed oggi insignite dell'alto riconoscimento della medaglia d'onore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati loro, nel giorno dedicato alla memoria, la parte centrale di una iniziativa che consegna tutti alla riflessione sulla malvagità dell'uomo nel corso dei conflitti bellici e delle scelte contro la razza e per l'affermazione, spesso folle, di muovere ad assoggettare il mondo nel proprio segno di comando. Niente di più attuale oggi tra attentati terroristici e fughe di popoli alla ricerca della sopravvivenza. È importante questa giornata della memoria per la elaborazione che i giovani devono fare di quello che è il nervo, il significato della giornata, che è vero ricordo della Shoah, ma va portato in tutto ai tempi di oggi. La lezione che dobbiamo darne è quella che non bisogna avere paura del diverso, occorre accogliere, non dobbiamo avere paura di un eccesso di persone che a causa delle guerre, a causa delle carestie, possa in qualche modo minare la nostra sicurezza. Dobbiamo essere disponibili. Il Molise è nel mio cuore, ma non perché sono molisano, ma proprio perché vedo nella gente del Molise una predisposizione proprio all'accoglienza, ne prova il numero abbastanza alto di profughi che siamo in grado di ospitare nelle migliori condizioni e io credo che andremo avanti così fin a quando questo fenomeno migratorio non sarà cessato. Ci sono stati popoli che hanno subito tragiche diaspore, ma solo quelli che hanno saputo conservare la memoria di sé sono riusciti a non perdere la speranza di un riscatto. Quando le istituzioni insistono nella difesa della memoria, non è solo per conservare chi ha portato l'Italia a sconfiggere il nazifascismo. Solo ricordando chi siamo stati si può proseguire sulla strada della democrazia. Queste le parole espresse dal presidente della provincia di Isernia, Lorenzo Coia. E adesso cambiamo argomento. Prende via ufficialmente la campagna della CGIL sulla Carta dei diritti universali del lavoro. Inizia anche Molise la raccolta firme per sottoscrivere una legge che mira a riaffermare un nuovo statuto.
Anche in Molise la CGIL lancia ufficialmente la Carta dei diritti universali del lavoro, quel percorso che attraverso firme e consensi prepara una legge di iniziativa popolare per riportare al centro un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori. A Campobasso un attivo del sindacato con i quadri dirigenti di tutte le categorie per illustrare meglio l'impegno e i temi alla base delle iniziative. La situazione non è facile per i diritti, al punto tale che dovete lavorare per presentare una proposta di iniziativa popolare, ci sembra il minimo. Sì, purtroppo intere generazioni rischiano di non conoscerlo proprio il termine diritti. Nell'ultimo ventennio si sono destrutturati i diritti che c'erano, si è completamente cambiato il mercato del lavoro perché si è precarizzato a livelli tra i più alti in Europa e nel mondo occidentale, vorrei dire, perché abbiamo oltre 42 tipologie di contratti precari in questo paese. Le persone che vivono questi rapporti di lavoro, che hanno vissuto e vivono questi rapporti di lavoro, non hanno i diritti, a volte quelli, come dire, considerati elementari, scontati, penso alle ragazze e alla maternità, penso al diritto di esistere, di sposarsi, di non essere ricattati quotidianamente, al diritto cioè di vivere una vita di lavoro con dignità. La nostra idea con la Carta Universale, proposta di nuovo Statuto dei Lavoratori, è di ricomporre questo quadro dei diritti, di riconoscerli a chi li aveva e li ha persi per effetto della legislazione in atto, ma anche a chi, soprattutto a chi non li ha mai avuti e deve averli, perché un paese che non riconosce diritti e dignità al lavoro è un paese che non ha futuro, quindi per noi è una scommessa sulla ricomposizione del lavoro e dei diritti. Faremo una proposta di legge di iniziativa popolare, sfideremo il governo e il Parlamento a cambiare totalmente strada rispetto al passato recente. Senta, come state procedendo? Come sarà l'approccio con i cittadini? Ma adesso noi stiamo facendo le assemblee in tutti i posti di lavoro perché vogliamo, attraverso una consultazione straordinaria dei nostri iscritti, rendere le persone, i nostri iscritti, non soggetti passivi di una proposta, ma protagonisti della costruzione di questa proposta. Poi raccoglieremo centinaia di migliaia, speriamo milioni di firme per presentare una proposta di legge di iniziativa, ovviamente di iniziativa popolare. Su questo innesteremo un confronto con tutti i soggetti del lavoro e non solo nella società italiana, provando a cambiare l'agenda del paese, cioè provando a far discutere in maniera diversa da come si è discusso finora delle questioni del lavoro, e naturalmente useremo tutti gli strumenti che dovessero rendersi necessari qualora ovviamente il Parlamento fosse sordo a queste richieste. La cronaca, stava commettendo un furto all'interno di un'abitazione privata nella periferia di Monte Roduni quando è stato sorpreso da un vicino di casa del proprietario. Un pregiudicato napoletano, vistosi scoperto, ha tentato la fuga scagliandosi contro il giovane con un cacciavite e poi colpendolo con calci e pugni. L'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri ha impedito la fuga del malvivente, che è stato bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Isernia con l'accusa di furto aggravato in abitazione e rapina. Gli agenti del commissariato di Vasto hanno denunciato 3 persone per il reato di truffa telematica. Si tratta di un giovane salernitano e di 2 pugliesi. Le attività di indagine sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalle vittime che, dopo aver comprato oggetto sui siti internet e effettuato i pagamenti, non avevano mai ricevuto gli oggetti acquistati. Nel primo caso la vittima aveva comprato una PlayStation di ultima generazione al costo di 250 euro, nel secondo l'oggetto in vendita era un cellulare iPhone a 230 euro, nel terzo caso l'oggetto era una moto venduta a 2.800 euro, di cui 1.000 da versare in anticipo. I 3 pregiudicati, dopo aver ricevuto il denaro sulle proprie carte ricaricabili, si erano resi irreperibili. Le province di Campobasso e Isernia dicono no alle ricerche petrolifere nel Medio Adriatico. A Foggia, manifestazione di protesta, domenica 31.
Domenica 31, manifestazione pubblica per la tutela del mare Adriatico a Foggia. Il presidente delle due amministrazioni provinciali del Molise, Rosario De Matteis e Lorenzo Coia, condividono le proposte di salvaguardare il mare Adriatico e si pongono in ferma opposizione alle trivellazioni richieste dalle multinazionali del petrolio allo Stato. Per questo motivo sono favorevoli alle iniziative predisposte dai colleghi presidenti delle province della Puglia, unitamente ai comuni foggiani delle isole Tremiti e di Peschici. Un'adesione che parte dal vicepresidente della Capitanata, Rosario Cusmai, il quale ha inteso allargare il raggio d'azione ai sindaci e a tutte le istituzioni. Per la manifestazione i presidenti delle due province molisane invitano i primi cittadini della regione, in modo particolare quelli dei quattro comuni che si affacciano sul mare Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino, a partecipare attivamente a tutte le azioni a tutela del mare Adriatico, del suo sistema ittico e del turismo balneare. Siamo vicini alla problematica che sfocia anche in questo referendario popolare e che ci vede interessati sia per motivazioni di vicinanza sia per interessi legati al turismo, alla pesca, alla qualità dell'acqua e alla tutela dell'ambiente. Questo è il momento, spiega Rosario De Matteis, di far sentire le nostre voci e per difendere l'Adriatico dall'attacco delle compagnie petrolifere. No alla ulteriore ricerca di idrocarburi che darebbe risultati scarsissimi anche dal punto di vista dell'approvvigionamento petrolifero ed in grado di far fronte solo a 2 mesi di fabbisogno energetico del paese. Non si ferma la mobilitazione contro la soppressione della Corte d'Appello di Campobasso. Sulla vicenda è intervenuto Pietro Montanaro, consigliere a Palazzo San Giorgio, secondo il quale la chiusura del presidio giudiziario rappresenterebbe un colpo durissimo alla popolazione molisana. I settori della sanità, welfare, istruzione, sicurezza e giustizia indicano il grado di civiltà di un paese. Ha commentato Montanaro, la possibilità per i cittadini di esercitare i propri diritti è e rimane una condizione essenziale. Il gruppo del Movimento 5 Stelle al Comune Capoluogo sollecita le istituzioni ad un intervento complessivo per mettere in sicurezza i luoghi della città, dalle strutture scolastiche fino alle abitazioni private. Campobasso sta ritrovando da alcuni giorni, a causa dello sciame sismico e delle cattive condizioni meteo, un problema serio, quello della sicurezza degli edifici scolastici ed a caduta di tutte le altre strutture pubbliche e naturalmente le stesse abitazioni private. Ne parla il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Campobasso, Roberto Gravina. Abbiamo detto chiaramente al sindaco di interessare la giunta frattura, evidentemente di portare il tema anche sul tavolo nazionale per capire se fondi che magari sono destinati ad altro tipo di opere possono, e immagino che nessuno possa dire di no, essere dirottate sull'edilizia in generale, edilizia scolastica, chiaramente con una particolare attenzione, ricordo sulle strutture sanitarie e ricordo ancora sugli edifici strategici, quindi può essere la casa comunale, può essere la prefettura, può essere il tribunale. Lo dico ancora una volta, altro tema fondamentale è quello dell'edilizia privata. Perché ricordiamoci che il patrimonio abitativo è un patrimonio che per l'80% è un patrimonio che non è a norma con la normativa antisismica, ovviamente non quella attuale perché chiaramente quella attuale è frutto delle recenti iniziative, però è un patrimonio che va attenzionato, quindi pensiamo anche di andare in quella direzione e aiutare probabilmente i privati, già esiste una forma in questo senso, ma aiutare anche le imprese a sgravarle magari di determinate tasse per agevolare questo tipo di attività di recupero. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, purtroppo la Regione Molise ha inviato tardi quelle che erano le tabelle per attingere da quelle fonti di finanziamento, non glielo so quantificare, anche se voglio pensare che se per il 2014-2015 parliamo di 440.000 euro, sicuramente è una cifra che più o meno si avvicina a questa. Ed è un fatto grave, io mi auguro che questo aspetto sia rilevato da chi di dovere, perché è impossibile con un'emergenza tale perdere fonti di finanziamento che ci vengono riconosciute senza fatica. Intanto il gruppo di coalizione 5 ha fatto la richiesta di per discutere l'edilizia scolastica. È necessario un programma dettagliato delle azioni e delle risorse economiche che si intendono mettere in campo.
per dare garanzie a studenti, docenti e personale ATA. La sicurezza degli edifici scolastici deve essere un tema prioritario nell'azione politica del settore opere pubbliche. È essenziale approntare un'anagrafe degli edifici che consenta di avere un quadro preciso delle strutture che necessitano di interventi prioritari nella città capoluogo. La riforma della scuola pubblica italiana attraverso la legge 107 del 15 luglio scorso presenta ancora lacune e incomprensioni. Il precariato tra il corpo docenti non è stato cancellato ma ridotto. Il sindacato ANIEF ha svolto due incontri per la formazione dei neoassunti a Isernia e Campobasso. Sentiamo in proposito la professoressa Sara Angelone. Nel periodo di presentazione del disegno di legge in Parlamento, tra marzo e giugno, diciamo, c'è stato un notevole movimento da parte delle organizzazioni di categoria, della nostra associazione sindacale in particolare, l'ANIEF, che ha presentato 90 emendamenti al DDL, soprattutto per mitigare o arginare un po' le tendenze autoritarie del disegno di legge, quelle che stavano esautorando gli organi collegiali e dando tutto il potere della gestione della scuola ai dirigenti scolastici. C'è stato anche, l'ANIEF si è concentrata particolarmente anche sul piano di assunzioni, con una richiesta da parte nostra e non solo di svincolare il piano di assunzioni dal resto della riforma, perché il piano di assunzioni arrivava, cosiddetto piano straordinario, in un momento in cui la Comunità Europea, con la sentenza famosa della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014, ci diceva che bisognava mettere una fine al precariato scolastico, che non era un'eccezione ma era la regola in Italia, perché una percentuale altissima di docenti che lavorano nelle nostre scuole erano precari e sono ancora precari. Questo significa che i ragazzi, perché noi dobbiamo guardare le riforme dal punto di vista del personale ma anche dal punto di vista degli utenti, che i ragazzi avevano nelle classi, in alcuni istituti, docenti, una percentuale notevole di docenti che cambiava ogni anno. Quindi già questo significa che non si può parlare di buona scuola, perché con questo spostamento continuo di docenti non si riesce né a seminare né a raccogliere, a portare avanti nessun discorso didattico serio. Quindi non siamo riusciti, noi, come non è riuscito tutto il movimento di opinioni, a svincolare questo piano di assunzioni, e quindi a questo piano si è aggiunto tutto un sistema di riorganizzazione della scuola, che però è una riforma sostanzialmente organizzativa e gestionale. Nulla che riguardi curricula, riguardi gli orizzonti culturali, riguardi una revisione dei contenuti, in effetti. È una riforma che vuole in qualche modo, che in realtà poi rende attuale o attualizza quella che era la legge sull'autonomia scolastica. Potenziale pericolosità dell'acqua dai rubinetti delle abitazioni di Termoli per il superamento dei valori di cloro. Possibile nelle prossime ore dal Palazzo Municipale della città l'emanazione di una ordinanza di divieto di utilizzo di bere l'acqua, ma anche per utilizzarla in cucina, per l'igiene personale e per i possibili rischi di allergie epidermiche. La risorsa idrica a Termoli resta idonea solo per la pulizia dei locali. Due spettacoli sono stati messi in scena oggi ad Isernia dagli studenti dell'Istituto Maiorana Fascitelli, Ombre, il titolo del testo di Giovanni Gazzanni, le tristi vicende umane in un campo di concentramento nazista in una cittadina tedesca circondata da filo spinato che nasconde gli orrori più reconditi della guerra. E anche il Teatro Savoia di Campobasso, tra le 30 istituzioni d'arte italiane che hanno aderito al progetto La Shoah dell'Arte, un progetto che attraverso mostre e conferenze avrà il duplice intento di mettere al centro dell'attenzione collettiva la tragedia della Shoah. Nel giorno della memoria la Shoah diviene anche centro della vita artistica del paese. Se la sanità deve risparmiare non basta ridurre i reparti ospedalieri e gli specialisti, c'è bisogno di altro. La mannaia colpisce adesso i medici curanti che devono prescrivere solo esami e farmaci necessari. Antonio Grigolo.
Se la sanità deve risparmiare, non basta ridurre solo i reparti ospedalieri e gli specialisti, c'è bisogno di altro. Adesso la mannaia colpisce anche i medici curanti, che devono prescrivere solo esami e farmaci indispensabili. Il legislatore vuole che i medici curanti riducano al necessario le prescrizioni farmacologiche e gli esami specialistici. Sembra paradossale, ma è così. I medici curanti, a seconda del numero dei pazienti che assistono, avranno a disposizione un certo budget. Questo non può e non deve essere superato, diversamente il medico curante dovrà pagare di tasca propria l'esubero. Per questo motivo molti medici sono in apprensione e si sentono limitati nell'esercizio professionale. È proprio vero che la figura del medico curante sta cambiando volto. Una volta si parlava di medico di fiducia, ovvero del professionista che liberamente scriveva ricette e analisi secondo la gravità del malato. Ora le cose sono cambiate e bisogna risparmiare. Risparmiare per colpa non certo dei medici, ma di chi ci amministra. E così il sanitario è costretto a scrivere l'antibiotico che costa meno e richiedere gli esami che pesano poco sulle casse regionali. La figura del medico di fiducia diventa di amministratore. A fine ambulatorio deve ingegnarsi col computer per vedere cosa è entrato ed uscito dal suo studio medico. Cambiano tempi e politici, ma non si può far cambiare anche il colore del camice. Il medico deve essere libero nell'esercizio professionale e non condizionato dai numeri e dalle spese. Al bilancio ci devono pensare i politici onesti, non i medici che curano la salute della gente. Notturno di Donna con ospiti è lo spettacolo di questa sera alle ore 21 al Teatro Savoia di Campobasso con Giuliana De Sio. Il testo propone un viaggio nel panorama desolato della periferia urbana, dei ghetti degradati tra TV locali e radio libere. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Giornata con molto sole e poche nuvole nella prima parte di oggi sul Molise. Accentuazione della nuvolosità dalle ore serali. Le temperature sono comprese tra i 5 gradi di Campobasso fino alla massima di 13 a Termoli. Ventilazione dei quadranti sud-occidentali, quasi calmo l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina iniziali foschie a quote di montagna. Lasceranno poi il posto a soleggiamenti diffusi nelle ore successive. Siamo allo sport calcio, pochi gol all'attivo ma una difesa alta e più attenta. Per il tecnico del Campobasso Massimiliano Favo, la squadra rossoblu cresce di settimana in settimana in un campionato equilibrato in questa stagione. Noi dobbiamo essere più cinici, a volte in questo campionato così equilibrato magari una punizione, un calcio d'angolo alla fine ti porta a pareggiare una partita che meritavi di vincere anche con qualche gol di scarto in più. È una lotta che sto facendo con i ragazzi tutta la settimana, soprattutto con Jonathan, perché per la qualità che ha deve essere più determinante. Oggi ha fatto un'ottima partita, però mi dispiace che poi quest'ottima partita non venga suggellata da un gol suo, perché per la mole di lavoro che fa e per le energie che profonde sicuramente dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più e soprattutto mi devono far soffrire un po' meno, perché poi alla fine c'ho un'età e le coronarie vanno salvaguardate, nel senso che però siamo... È la squadra che voglio io, con una grande mobilità, con un buon palleggio nonostante il campo, che è riuscita veramente, credo escluso con l'occasione del primo tempo che mi è sembrata molto casuale, della Jesina, che comunque è una squadra che ci precedeva, che ha dimostrato di essere una buona squadra. Credo che abbiamo meritato veramente di vincere, quindi per noi dopo la buona prestazione di San Benedetto è una... La considerazione che possiamo fare è quella che è una squadra che sta crescendo, che comunque deve curare
in questo momento questo piccolo problema che abbiamo, che è quello di fare più gol. Mi è piaciuta la difesa molto alta, abbiamo concesso veramente poco o niente, quindi un altro dato importante, al di là dei gol che non abbiamo subito, ma mi piace, da un paio di partite siamo con questa difesa molto alta che effettivamente consente poco o niente alle squadre avversarie. Speriamo di continuare così e mi fa piacere proprio anche per la credibilità che ha questo gruppo anche in se stesso adesso, nella consapevolezza che possiamo dire alla nostra in questo campionato di qua alla fine. Nella pallavolo maschile di B2 la classifica è guidata dall'Offida, 27 punti, un punto in meno per Offagna, Perugia e Osimo sono appaiate a 23 punti. L'Isernia, grazie al successo 3-0 sugli abruzzesi del Pagliete, sono saliti a 15 punti. Chiudono gli Umbri del Foligno con appena 2 punti conquistati. Nel prossimo turno gli Isernini sfideranno la capolista il 7 febbraio alle ore 18. Nella pallacanestro di Serie B, la nota positiva questa settimana giunge da Venafro. La dynamic del tecnico Arturo Mascio interrompe le 13 sconfitte subite e guadagna il suo quarto punto in classifica grazie alla vittoria sul Fondi 92-90. Nel prossimo turno di domenica 31 derby tra l'Isernia e il derby ad Isernia tra il Globo e il Venafro. Nel campionato regionale di C2 di tennis tavolo, l'Isernia viaggia spedita verso la vittoria finale con 8 successi su altrettante partite disputate. Dopo l'ultimo turno sono 4 punti di distacco dalla seconda all'Universal Gym Center, 6 dalle terze Warriors di San Giuliano del Sannio e il Campobasso A. Manca solo la matematica per decretare la vittoria finale dei Pentri. Infine nuoto, netta formazione per la Idrosport nella prova finale del Grand Prix Sprint nella vasca di Campo di Pietra. Protagonisti nuotatori delle categorie esordienti A e B. Su 36 gare in programma il sodalizio ne ha vinte 20. A completare il medagliere, oltre alle 20 medaglie d'oro, anche 18 argenti e altrettanti bronzi, per un totale di 56 podi conquistati. E con il nuoto è veramente tutto, noi chiudiamo qui il nostro telegiornale, a risentirci alle edizioni della sera.